Amici del gruppo, ben ritrovati. Questa è la settima puntata di Parola all'Otaku. Siamo tornati con questa video chat perché volevamo appunto raccontarvi una cosa molto particolare. Allora, vedete qui con me i miei amici ospiti. È tornato con noi Carlo Schettini. Ciao Carlo. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Ciao Carlo, ben ritrovato. Abbiamo con noi il nostro dottor Sautome, Fabio Vanzo. Ciao Fabio. Ciao a tutti, buona domenica. Buonasera. A te, carissimo Fabio, e il nostro Davide Baldo, il nostro esperto retro gamer. Ciao Davide. Buonasera a tutti. Buonasera, buonasera a voi. Allora, raccomandazione per tutti, ragazzi, per gli amici del gruppo che vogliono commentare. Mi raccomando, cliccate la stringa streamyard.com/Facebook per autenticarvi, altrimenti i vostri commenti non li leggiamo, li leggiamo anonimi. Quindi mi raccomando, cliccate quella stringa. Allora, ragazzi, oggi siamo qui perché vogliamo raccontarvi una cosa un po' particolare, ovvero il dopo interpellanza parlamentare di Goldrick, che fu un fatto storico famoso, insomma, noi fans, noi amanti di Goldrick, ma non solo di Goldrick, proprio di tutti gli anime di quell'epoca, la conosciamo bene questa storia, però magari raccontiamola anche soprattutto per coloro che sono un po' più giovani, magari questa storia l'hanno soltanto sentita dire, eccetera. Allora, che successe? Nel 1978, sappiamo la data storica del 4 aprile, giunse Atlas Uforopo, insomma, è l'anime che più di tutti ha dato il via all'invasione nipponica dei cartoni animati in Italia. Insomma, grandissimo successo, enorme successo, ma ha anche provocato un effetto collaterale, ovvero Goldrick, anche quelli subito successivi, ovvero Grande Mazinga, insomma, quelli che vennero immediatamente dopo Goldrick, furono messi all'indice per la loro presunta violenza. Ci fu in particolare un nucleo di genitori, delle mamme di Imola, pensate un po', quindi partendo da lì, da quel piccolo nucleo di mamme, cosa successe? Che insomma, fecero talmente tanto, alzarono talmente tanto polverone che addirittura furono ospiti una loro rappresentanza in una trasmissione di Enzo Tortora, pensate un po', nel 1980. Insomma, fatto sta che alla fine questa cosa arrivò addirittura al Parlamento, ci fu un'interpellanza parlamentare che non andò in porto completamente, ma fatto sta che poi la RAI, guarda un po', nel 1980, che aveva già trasmesso Goldrick, l'aveva trasmesso già due volte, stava trasmettendo Mazinga Z, stava trasmettendo Astro Robot, fatto sta, da quell'anno in poi, la RAI, TV di Stato, TV istituzionale, smise di trasmettere quei cartoni animati. E poi cosa è successo? Ecco, qui abbiamo il nostro Carlo che vuole parlare esattamente del dopo, cosa è successo nel nostro paese dopo questa interpellanza parlamentare. Vai Carlo, a te la parola. Ma sì, esattamente. Ma io credo, ovviamente non sono nessuno per poter, come dire, sottolineare quella, burocraticamente parlando, quell'evento. Perché? Perché ovviamente noi che facciamo parte di quella generazione ci siamo nati e quindi abbiamo visto, non abbiamo curato quell'aspetto, cioè, noi eravamo ovviamente concentrati su quello che era il nostro beniamino. Però ecco, eravamo bambini, no? Cioè, eravamo bambini, di conseguenza questa cosa, se poi ci fate caso, anzi adesso Gianfranco, ragazzi, vorrei sottolineare una situazione analoga. Che... Allora, innanzitutto voglio fare una premessa. Questo evento accadde solo in Italia. Perché? Perché i cartoni animati giapponesi, comunque Goldrick e famiglia, cominciarono ad espandersi un po' per tutto il pianeta. Quindi solo l'Italia ebbe questa necessità di sottolineare questa interpellanza parlamentare di questa violenza nei cartoni animati.
Però c'è un aneddoto, ragazzi, anche abbastanza attuale, recentissimo. Stiamo Di questi parlando giorni. di questi giorni, quindi evidentemente, addirittura questo accade, se non sbaglio, in Perù, in Brasile, adesso non so dove, di Olly e Benji, che sappiamo che adesso stanno parlando di questa violenza di Olly e Benji, dello schiaffo di Julian Ross nei confronti del personaggio, perché poi in realtà hanno analizzato dopo e vedi se ne vuole parlare per forza di questa violenza nei cartoni animati. Irrisoria, perché poi alla fine analizzano un aspetto di una puntata a distanza di 20 o 30 anni, analizzandolo poi vanno a capire che in realtà, ma violenza dove? In realtà quello era un gesto che stava sottolineando la mancanza da parte di quel personaggio nei confronti di Julia Ross perché aveva ricevuto questa. Ma se voi andate a leggervi l'articolo, io adesso non voglio ingigantire la cosa, che assolutamente non è di mia competenza, ma voglio dirvi che da appassionato ritengo che tutte queste situazioni vogliono sempre, casualmente poi accadono, ultimamente ne stanno accadendo spesso di recenti, non si sa perché, sembra che l'apertura di Goldrake, Gianfranco, abbia acceso un qualcosa nei confronti del giornalismo internazionale della violenza nei cartoni animati. Goldrake come punto di riferimento, se vogliamo, no? Eh Però sì, la adesso cosa più storica che abbiamo, perché fu il primo, insomma, fu il che diede primo, questo. fu credo probabilmente Goldrake fu l'apripista, chiamiamolo in questi Eh casi, sì. l'apripista per tutta una serie di generazioni e di eventi, anche di cartoni animati, che successivamente ci fu una. Adesso andiamo anche con ordine: ci fu anche una seconda ondata di questa situazione un po' violenta di cartoni animati, ma questo ci arriveremo dopo. Quello che voglio dire, ragazzi, è che la nostra analisi è semplicemente di appassionati che hanno vissuto quell'epoca. Siamo arrivati ad oggi, a quasi 50 anni, insomma, Eh sì, dalla. si sta di fatto ripetendo, ma non solo Prego, il Cile, scusa che ti interrompo Carletto, non solo il prego. Cile, cioè, avete letto sempre cronaca di questi giorni, la Russia ha bandito Death Note, Tokyo Ghoul e altri anime, Sentito. li ha proprio banditi, cioè li ha tolti dal palinsesto televisivo, perché dice anche quello, anime violenti che ha provocato turbe psichiche ai ragazzi, cioè, quindi di nuovo si sta ripetendo questa storia con altri Allora, anime, quindi cambia la forma ma non la sostanza, no? esattamente, allora io però devo pensare una cosa, Gianfranco. Le nostre generazioni, senza nulla toccare a quelle attuali, ancora oggi non abbiamo ricevuto effetti collaterali particolari, siamo ancora, come dire, tra virgolette, con la testa sulle spalle, e probabilmente le nuove generazioni non riescono invece ad accettare queste difficoltà anche trasmesse dai cartoni animati, perché noi la violenza ormai la viviamo purtroppo quotidianamente nella nostra triste realtà. Quindi Sì. i cartoni animati che magari lo fanno alle generazioni nuove, tra virgolette, per quello che sono i nuovi cartoni animati, secondo me evidentemente c'è qualcosa ancora più delicato, più sottile, che forse noi non comprendiamo proprio perché abbiamo già vissuto quel contesto, abbiamo già vissuto quel periodo. Quindi andando avanti probabilmente non riusciamo a vederla questa. La viviamo nella realtà, ma non la viviamo più nella fantasia di questo animale. Cioè, Almeno sono passati tutte le appunto nuove. 43 anni appunto, da
da quel 78, cioè anzi dall'80, quindi 41 anni, perché nell'80 ci fu questa interpellanza parlamentare. Sono passati 41 anni, ma a quanto pare siamo ancora qui e la storia si sta ripetendo. Ma comunque, caspita, io quello che non capisco, stiamo comunque parlando di cartoni animati, cioè ok, è vero che purtroppo insomma ci sono stati effettivamente, ma dei casi isolati dove dei ragazzi hanno dato di testa. Allora, tornando al discorso di Goldrick, ci fu all'epoca effettivamente un caso di cronaca dove un bambino, adesso sto andando a memoria, non sto leggendo nulla, sto andando veramente a mia memoria storica, ci fu effettivamente un bambino che si lanciò dal balcone gridando Goldrick, cioè si voleva trasformare come Actarus. Ma no, no, Gig, però insomma, vabbè, quindi siamo lì, no? Si voleva lanciare per trasformarsi in Gig Robot. Quindi voglio dire, quello poverino fu un caso isolato, ma da qui però a, come dire, a indicare come tutti noi bambini a lanciarci dal balcone per fare Goldrick o Gig, insomma, ce ne vuole, no? Voglio dire... Ma perdonami Gianfranco se ti interrompo, credo che questi episodi che sono accaduti anche alla nostra generazione avevano di base già delle problematiche, probabilmente queste persone, questi ragazzi, questi bambini dell'epoca avevano già probabilmente dei problemi di loro e quindi si è ingigantita anche un po' la cosa, perché i cartoni animati a quell'epoca trasmettevano questa forma di violenza, quindi il giornalismo, comunque i mass media cercavano di trovare quegli alibi, se vogliamo, permettessero di coprire queste problematiche, queste lacune nella generazione dei ragazzi italiani dell'epoca. Infatti, vai Davide. Davide, prego. Vai. Io, siccome io sta storia l'ho sentita più di una volta, perché non è stato solo un caso di Gig Robot, eccetera. Anche ho fatto un esempio io, ovviamente. Ci sono stati anche per film come Superman, eccetera. Bravissimo. Il discorso, secondo me, si racchiude, come diceva Carlo, in una forma anche generazionale. In che senso? Nel senso, noi siamo cresciuti con dei valori e con dei principi che oggi i giovani non hanno. Perché? Perché erano i nostri genitori che però ci stavano dietro e ci facevano capire: Davide, stai attento, quella è finzione, questa è realtà. Vedi, se fai come lui, ti fai male. Quindi già ti insegnavano a distinguere ciò che era buono, ciò che era sbagliato, ma erano più che altro i nostri genitori che ci stavano dietro ci seguivano. Oggi voi, per motivi di lavoro, voi che le generazioni sono cambiate, perché ormai stanno sempre davanti al computer, non si parla più in famiglia con i genitori, con le persone più grandi, si sta pura verità sì. E quindi alle volte succedono questi episodi che possono essere alle volte anche delle disgrazie, come può succedere. Perché? Perché c'è una mancanza di una guida. Perché io guardavo Goldrick, mio padre me lo diceva, vedi che è un cartone animato un po' violento, però mi spiegava, vedi che questa è finzione, è una violenza a fin di bene, mi diceva, cioè, era fantasia, dice, sono personaggi di fantasia, non confonderle con la realtà. Quindi noi ci arrivavamo. Sì. Io c'avevo papà che guardava Goldrick con me, quindi se lo guardava pure volentieri, perché era una cosa nuova anche per lui. Ma tanti genitori so che guardavano Goldrick con i propri figli. E quindi comunque, ecco, veniamo al discorso che hai appena fatto tu, Davide, cioè comunque quei genitori che guardavano Goldrick con i figli sottolineavano la differenza che c'è tra la realtà e la finzione, quindi assolutamente, pienamente d'accordo con te. Però ragazzi, io vorrei, se siete d'accordo, analizzare un attimino questa proprio violenza, perché parliamo chiaramente, la violenza... Lì c'era uno scontro tra il bene e il male, cioè ovvero la vita, la realtà che è anche la nostra vita, la quotidianità, il bene e il male. Quindi era uno scontro dove addirittura il bene
piceva sul mare, cioè c'erano queste tipologie che venivano usate, dici come noi siamo forti, noi riusciremo ad affrontare il nemico e a sconfiggerlo. Quindi c'era sempre questa forma di positività che andava a far crescere in noi quella cosa che poi ci ha fatto maturare, ci ha fatto crescere nell'arco della nostra vita, nelle nostre Era quello il generazioni. messaggio, era quello il messaggio. Purtroppo, Messaggio. era quello il messaggio, però purtroppo i genitori prima e certi giornalisti poi, purtroppo invece hanno sottolineato solo le scene di violenza, senza però considerare il fatto che invece quelle scene di violenza erano atte proprio a far vincere il bene sul male. Esattamente. È questo che non veniva mai sottolineato. Veniva soltanto sottolineato lo scontro di Goldrick contro il mosso di Vega, l'esplosione, le urla. Ma perché veniva fatto? Perché Goldrick, il bene, stava sconfiggendo il male. Quella Ed era era questo. una reazione, è una reazione. Comunque c'erano delle basi, dei fondamenti sui sentimenti sinceri, sull'amore, perché Certo. poi alla fine tutto quanto girava su quelle che erano le storie dei personaggi, ma anche i cattivi avevano dei sentimenti. Io vi Come parlo, no? sottolineiamolo queste cose, perché a volte dicono: ah, però vedi, i cattivi volevano uccidere, volevano fare. In realtà i cattivi combattevano per la loro realtà. Ma ad esempio, in questo caso, se parliamo di Goldrake, ma possiamo parlare di tantissimi Sì, altri, vabbè, lo prendiamo come esempio principe, certo. sappiamo benissimo che i cattivi, adesso anzi vi faccio un esempio molto molto particolare, God Sigma. Ok. Allora, in realtà gli Elda erano un popolo che combatteva per la loro patria, per la loro realtà. Era un popolo che voleva l'energia di Trinity. Perché? Perché quell'energia gli permetteva di vivere. Quindi loro dovevano per forza combattere. Quindi la stessa, vedendolo dal lato, diciamo così, dei cattivi, in realtà, se ci pensiamo bene, non erano cattivi. Loro dovevano combattere e dall'altra parte, ovviamente, la terra doveva difendersi e Dal quindi. loro punto di vista eravamo noi cattivi, certo. Bravissimo, c'era questa. Sì. Esattamente un po' come Vega. Vega veniva da un pianeta che era stato. Morente, stavano morendo, certo. Loro dovevano comunque, certo, ovviamente il loro passaggio sulla Terra non doveva essere violento, ma purtroppo evidentemente la storia doveva creare degli attriti, dei confronti, anche perché poi Vega era un Conquistatore, era un conquistatore di altri espansionista, mondi, quindi hanno certo. dovuto anche giustamente ingigantire la fase degli avversari, se no d'altronde Goldrake non avrebbe senso come personaggio. E di Certo. conseguenza tutti, anche gli altri anime che arrivarono in Italia, anime, ma anime è una terminologia molto, per esempio, attuale. Noi li chiamavamo cartoni animati. Cartoni animati, per noi erano i cartoni animati, Era certo. il nostro. Adesso non voglio fare il Il girellare girellaro, però ma noi lo siamo, noi siamo girellari e ne siamo fieri. ne siamo fieri, perché poi queste terminologie sono uscite almeno negli ultimi 15 anni, poi con Sì. l'avvento di internet sono stati fatti così Terminologie social, sì. social, che sono date ovviamente al pubblico di massa. Analizzando anche altri cartoni animati, noi facciamo un dopo Goldrake in questo caso, perché Goldrake fu la prevista, ma è anche vero che ci furono dei cartoni animati successivamente, tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, che Goldrick in confronto era per bambini proprio di serie C, nel senso Kenshiro, no? Tocchiamo il tasto Kenny Guerriero. Lì di violenza ce n'è proprio. Kenny Guerriero è un anime, è appunto un cartone animato. Io utilizzo tutte e due le terminologie per chi vedrà ovviamente questo video, per rendersi conto sia alla vecchia che alle nuove generazioni. Kenny il Guerriero appunto era un qualcosa di superiore a livello di espressione di violenza. Ma perché? Perché in Giappone era nato proprio con queste caratteristiche. Kenshiro non era una serie adatta per
per i bambini in Giappone. Assolutamente no. E quindi abbiamo una classificazione più matura e più grande. È da noi che venne ovviamente trasmesso in tutte come le parti, come un cartone animato qualsiasi, no? Sì, sì. Forse probabilmente Cane il Guerriero fu proprio il secondo cartone animato a riprendere quella chiusura che ci fu di Goldrick e di tanti cartoni animati che all'epoca poi andarono un pochettino, non so se vi ricordate quel periodo, ci fu un momento in cui i cartoni animati non ebbero più un loro riscontro, un loro successo, venivano trasmessi in TV come se niente fosse. Cane il Guerriero riprese probabilmente in mano le redini di Goldrick per certi versi. Riavviò un po' il motore perché si era un po' ingolfato, parliamoci chiaro. Intorno alla fine degli anni '80, io vi parlo ovviamente 88, 89, 88, 90. 80, sì. Poi si era un po' affievolita la grande ondata che è partita da Goldrick. Cane il Guerriero, ma anche i Cavalieri dello Zodiaco, così Fabio, no, i tuoi amati Cavalieri dello Zodiaco. Sì. Praticamente loro contribuirono a far riavviare un po' il motore della passione nei riguardi dei cartoni animati. Degli 92, 91, 92, riniziò quella che era l'era delle nuove generazioni di cartoni animati a prescindere ovviamente dal continente giapponese. Io mi riferisco ovviamente solo a quello italiano, in questo caso analizziamo quello che è il nostro paese, noi parliamo del nostro paese, paese, anche perché andando a toccare ovviamente quelle che sono le tematiche della realtà giapponese sono molto ben differenti dalle nostre per tante cose, quindi cercheremo di farlo in maniera molto spicciola o comunque senza andare a toccare quelli che sono i tasti burocratici, i tasti della politica, semplicemente perché noi siamo gli appassionati che hanno creduto e hanno portato avanti questa bandiera dall'inizio, se vogliamo. Insomma, io ci ho sempre creduto, nonostante vedevo come se fossero una sorta di persone di nicchia che guardavano queste cose, a pensare insomma a quell'epoca, col senno di poi oggi si vede insomma che queste cose invece sono di portata generale. Caspita, altro che ha amplificato tutto. Un attimo, vi interrompo, ragazzi. No, mi rivolgo a tutti gli amici che ci stanno seguendo. Grazie nel seguirci e nel commentare. Però mi raccomando, di nuovo ve lo ripeto: dovete cliccare la stringa sopra il nostro video. Dovete cliccare streamyard.com/Facebook, altrimenti i vostri commenti li leggiamo anonimi, non riusciamo a leggere i vostri nomi, non vi possiamo salutare personalmente. Allora, Carlo, praticamente, venendo proprio al succo del discorso che vogliamo fare, quindi la Rai tolse, di fatto li tolse Goldrick, quelli che aveva in quel momento lei, Goldrick, Mazinga Z, Astro Robot, però fortunatamente le TV private hanno preso l'eredità di tutti questi anime e ha proseguito, anche perché le TV private, soprattutto a quell'epoca, non erano vincolate alla volontà del governo, della politica, no? E hanno preso gli anime e hanno continuato a trasmetterli in maniera molto massiccia. Quindi, voglio dire, il nostro paese come ha reagito alla fine? Ha reagito così, in questo modo, cioè li ha trasmessi come se nulla fosse e noi bambini ne abbiamo giovato. Quindi, comunque, alla fine tutta questa violenza non è stata poi di fatto recepita. Noi comunque abbiamo preso il meglio del messaggio di quei cartoni animati. No, Carlo? Beh, esattamente. Noi non solo abbiamo preso quelle che erano le tematiche forse più legate alle emozioni che trasmettevano, bensì noi si sentivamo partecipi di quello che era anche un legame, se vogliamo, con le realtà che insomma vivevamo negli anni 80, negli anni 90,
tutte quante collegate a, a quelli che erano anche un po' il business del momento, perché noi dobbiamo ricordare che poi quando venivano trasmessi questi cartoni animati, di conseguenza, essendo ragazzini, essendo comunque dei bambini, volevamo di conseguenza anche quelli che erano i giocattoli. Qui ci sarebbe da parlarne tantissimo, ma sappiamo, non voglio ovviamente entrare nel dettaglio, ma sappiamo... Quello è un altro, quello è un altro capitolo, no? Sì, sì. Il merchandising. Volevo prenderlo in considerazione, ma soltanto proprio per sottolineare che cosa? Che i giocattoli ci davano anche quelle emozioni che noi vedevamo nel cartone animato. Quindi era un insieme di cose. Però adesso andando a toccare, ecco, quello che tu mi hai detto delle reti private, Gianfranco, ragazzi, anche Fabio, se vuoi intervenire quando vuoi, è sempre un piacere, ragazzi. Perché c'è un aneddoto che ci deve raccontare, molto carino, molto simpatico. Assolutamente, Fabio. Comunque, le reti private fecero, ci aiutarono probabilmente a renderci conto di quelle che erano i cartoni animati che cominciarono ad arrivare proprio dopo Goldrake. Che voglio dire? Dobbiamo ringraziarle per certi versi, perché le reti private, anche se non legalmente, ma qui c'è un altro tasto dolente, Gundam, per esempio. Gundam fu un altro aprilista, però noi vedevamo dei cartoni animati che, altro che violenza, veramente, telefilm e cartoni animati sempre inerenti ovviamente ai personaggi delle generazioni giapponesi, arrivarono a livello legale ma anche molto illegale, e noi eravamo succubi, avevamo questa, c'era questa proprio ondata che noi non riuscivamo neanche, cioè noi cambiavamo canale ed era un continuo scoprire, era un continuo. Erano ovunque. Veramente altro che raggi gamma, qui noi avevamo praticamente un'ondata talmente elevata, forse siamo stati uno dei paesi, insieme a, dopo il Giappone, addirittura ad avere insieme alla Francia, anzi addirittura abbiamo anche battuto la Francia. Più della Francia, sì sì. Perché la Francia iniziò, ma poi noi veramente sorpassamo. L'abbiamo superata, sì sì. Io mi ricordo, ragazzi, un aneddoto, vi dico un aneddoto particolare. Quando mi trovavo a Tokyo, ho degli amici in Giappone, dei ragazzi giapponesi con cui andavamo spesso a cantare nei karaoke le sigle dei cartoni animati. No? Quando arrivavamo al karaoke, noi iniziavamo a selezionare i brani, lì c'era la possibilità di selezionare i brani anche ovviamente dei vari cartoni animati, delle varie sigle. I giapponesi che stavano lì e mi sentivano cantare le canzoni di alcuni cartoni, perché io poi ovviamente andavo alla ricerca di quei cartoni animati un po' particolari, un po' difficili da ricordare, c'erano dei giapponesi che mi guardavano e dicevano: ma scusa, ma tu questa canzone qui come fai a cantarla, a conoscerla? Questa l'abbiamo vista solo... Dice: no, guarda che Megaloman arrivò anche in Italia, Megaloman, insomma tutti quei cartoni animati e telefilm che arrivarono da noi, e neanche i giapponesi stessi erano al corrente che ci fu questa divulgazione elevata. Addirittura io cercai di spiegare che l'Italia ebbe una trasmissione di cartoni animati immensa, quasi paragonabile a quella del Giappone. Vi ho raccontato questa parentesi per farvi capire che anche i giapponesi stessi non hanno mai visto tutti i loro cartoni animati che venivano trasmessi nelle loro emittenti, perché siamo stati più fortunati di noi, perché noi abbiamo avuto proprio un'ondata e quindi li vedevamo praticamente. Sì, tutti. Perché praticamente in circa 10 anni più o meno sono arrivate in 10 anni produzioni di 20-30 anni, quindi tutte insieme in una decade. Quindi abbiamo visto veramente quasi l'intera produzione nipponica pressata in pochissimi anni. Ecco perché ovunque, ogni volta che cambiavamo un canale c'era sempre un cartone trasmesso, no? Ecco spiegato il motivo. Esattamente, Gianfranco, una scoperta continua, e andando ad analizzare questi cartoni animati erano di varie tipologie, quindi non c'era sempre questo discorso legato alla violenza, ma bensì erano cartoni animati
che trasmettevano veramente sentimenti importanti. Ma sì. Ma c'erano ovviamente poi le fasce per i maschietti e per le femminucce, perché... Che poi lo guardavamo tutto, maschio e femminile, lo guardavamo tutto. Era una conseguenza, anche perché dopo finita una Pelin Storia, una Candy Candy, automaticamente ti iniziava un Gaiging o un Jetta Robot. Quindi l'attesa era benvenuta, insomma. Perché era molto piacevole. Sì, a volte, ragazzi, non so voi se vi ricordate, ma a volte noi non sapevamo certe volte se quel cartone animato continuava o veniva trasmesso, addirittura sostituito con un altro. E capitò tante volte. Capitò. Beh, a proposito dei Cavalieri dello Zodiaco, no Fabio? I Cavalieri dello Zodiaco, vi ricordate, arrivava sempre a un certo punto, si interrompeva e ripartiva da capo. Anche Cani Guerrieri, uguale. Anche arrivava anche Dragon Ball. Anche Dragon Ball, ve lo ricordate, arrivava fino a un certo punto, si interrompeva e ripartiva da capo. Lì sappiamo poi i reali motivi per cui ebbero queste erano in contemporanea col Giappone, quasi, perché noi arrivavamo alla fine, che lo dovevano ancora finire forse di là, sì, e dovevamo cominciare una nuova stagione. Allora sì, bravissimo Fabio, l'ondata degli anni 90, ovvero quei cartoni che a partire da Kenny il Guerriero erano, non dico quasi trasmessi in contemporanea, ma sì, comunque per certi versi. Per esempio, noi Ken, avendolo visto tutti quanti fino a un certo punto, per l'esattezza la puntata che viene interrotta per iniziare la seconda serie fu il killer fu una... Orco il rosso contro il killer, è vero, fu la puntata che tutti quanti aspettavano il seguito, che non ci fu. Ma perché Junior TV, che fu la prima emittente a trasmettere Kenny il Guerriero per intero, comunicò tramite ovviamente i loro servizi che al momento la serie di Kenny il Guerriero sarebbe stata ripresa in un secondo momento. Il perché? Perché in Giappone la seconda serie di Ken era ancora in trasmissione, quindi dovevano aspettare ovviamente quello che era il pacchetto della seconda parte, arrivare in Italia, tradurlo e adattarlo ovviamente per il mercato italiano. Questo successe con i Cavalieri, successe con Ken, successe con diverse serie degli anni 90. Ma Ken, sì, però... se non ricordo male, mi sembra che Ken la prima stagione l'abbiamo fatta dal suo Odeon TV, invece la seconda stagione su Telecity, se non ricordo male. Allora, in base alle emittenti italiane, esatto, Ken il Guerriero fu trasmesso a Roma, su un'emittente, la prima emittente che lo trasmise fu Teleroma 56. Sì, bravo. Poi Italia 7 anche, la replicò Italia 7, se non sbaglio. Questo molto dopo, Gianfranco. Ah, ok. Allora, praticamente Kenny il Guerriero ebbe diverse trasmissioni. La prima non ricordo bene perché lo scoprì quasi per caso. Iniziai a vedere Ken. Sembrava una di quelle miniserie che dici, sai, non si è capita la collocazione dei personaggi, di niente. Arrivò praticamente fino alla morte di Shin e lì si interruppe. È vero, anche lì si interruppe e ricominciò da capo. È vero. Ricominciò da capo per una serie di volte, in modo tale che poi, se non sbaglio, proprio arrivavano le altre puntate. Junior TV prese la trasmissione anche a livello nazionale, perché Junior TV trasmetteva in tutta Italia. Circuito nazionale, certo. E poi passò per ultimo a livello proprio più commerciale possibile su Italia 7, Euro TV 7, che poi trasmetteva con TVR Voxon in varie... Vabbè, comunque questi sono ovviamente discorsi legati a quello che noi vivevamo in quel periodo, ma noi ecco che cosa vivevamo. Vivevamo quell'attesa, quell'emozione che ci trasmetteva, che non era solo seguire il cartone animato, c'era qualcosa attorno che era meraviglioso. Cioè, non so spiegarvelo, è un discorso poi che secondo me si poteva fare solo... Noi abbiamo avuto la fortuna, io posso essere sincero a dirvi, che noi siamo stati una generazione fortunata. Fortunata, ma infatti,
la violenza di cui sopra, la violenza iniziale, quella appunto scaturita da Goldrick, che quei genitori dicevano, ma in realtà noi la violenza era soltanto uno degli aspetti dei cartoni animati. Noi attendevamo il cartone, come dicevi te, caro, noi attendevamo il cartone animato perché volevamo sentire la sigla, noi attendevamo il cartone animato perché volevamo vedere la storia, volevamo vedere i personaggi come si sviluppavano nella storia stessa. La violenza era soltanto uno degli aspetti del cartone animato, non il nucleo centrale del cartone animato. È ovvio che la violenza fine a se stessa, sono anche d'accordo con loro, provo anche un attimo a mettermi nei loro panni, ma non, i cartoni animati, come dicevamo, non è soltanto violenza, è tutta una serie di messaggi, è tutta una serie di cose che forse quei genitori, appunto, loro vedevano soltanto il loro vedevano soltanto il combattimento e lì si sono fermati, ma non è così. Analizzavano purtroppo quelle che erano le tematiche legate agli scontri, alla violenza in sé. Io purtroppo vi dico che non riesco a leggere i messaggi delle persone che ci stanno scrivendo, che saluto ovviamente tutti quanti. Salutiamo tutti ovviamente. E anzi, se qualcuno di queste persone ovviamente avrà voglia di interagire con noi o comunque di darci degli input, che ben venga, insomma, questo credo che anche tu Gianfranco sei d'accordo, insomma, no? Se sarà possibile, ovviamente. Certo, no? certo. Però ecco, questo che cosa voglio dire? Che se continuiamo, scusate, ad analizzare questa forma di violenza, o analizziamo il pacchetto completo, quindi o andiamo a toccare tutte le tematiche dei cartoni animati e dei personaggi, oppure se dobbiamo sottolineare soltanto che Goldrick uccideva e sconfiggeva il nemico, e c'era per forza, ovviamente, che poi se lo analizziamo veramente, la sconfitta era sempre legata a qualcosa di forte, di emozionante, non era solo il classico combattimento. Ricordiamoci che c'era una grande trasposizione anche del doppiaggio in questi contesti, cioè veramente il doppiaggio dell'epoca dei cartoni animati trasmetteva una grande enfasi. Molte volte i doppiatori italiani, cercando un pochettino di non dare troppo, ricordiamoci ovviamente i vecchi doppiaggi storici, analizzavano lo scontro cercando di dargli delle tematiche meno eccitanti, cioè eccitanti, ma al punto tale da non farle sembrare violente. Quindi si utilizzavano le forme delle armi come enfasi, no? Hai visto? No, ero tanti, oppure tutte quelle che potevano essere. Era una forma di comunicazione, diciamo, anche attraverso quell'enfasi che ti trasmettevano, che non incitava invece alla violenza, non è che ti diceva maledetto, adesso ti uccido con questa arma. C'era attorno a queste armi un qualcosa di spettacolare, è una spettacolarità, no? La spettacolarizzazione dello show. Esattamente. E secondo me questa cosa, se noi veramente la analizziamo in tutti i cartoni animati che sono ovviamente venuti dopo, e questa faceva la differenza, ragazzi, la faceva perché adesso se vai a vedere i nuovi anime, i nuovi cartoni animati, purtroppo lì veramente si analizzano dei termini che purtroppo sono realistici, no? Quindi vengono utilizzati proprio anche dai giapponesi, quindi di conseguenza devono essere tradotti per rimanere fedeli all'originale. Però parolacce, voi le avete mai sentite nei cartoni animati degli anni 80? Io non mi ricordo. Venivano accuratamente evitate, ovviamente, no, a parte proprio non c'erano, non nemmeno, nel testo originale nemmeno c'erano, ma anche laddove magari erano previste, però ovviamente i nostri adattatori se ne guardavano bene. Grande Davide, cioè veniva comunque, no, lì sì, veniva fatta una forma di censura. Ma poi quello che non capisco, ragazzi, no?
quei genitori appunto avevano indicato Goldrick e company come violenti, ma non si sono posti la domanda che comunque c'erano all'epoca, sì, comunque dei censori che avrebbero provveduto in tal senso? Cioè, questo pure non ho mai capito perché secondo loro hanno voluto ingigantire la cosa, hanno voluto creare per forza un, possiamo definirlo, un dipartimento negativo nei confronti di questi, di questi, di questi personaggi, di questi nuovi prodotti che arrivavano dal, dall'Oriente. Forse probabilmente all'epoca tutto quello che era fuori dall'Italia veniva, non veniva visto in con maniera... sospetto, veniva guardato con sospetto, però insomma è un sospetto ingiustificato, ripeto, sì, era una novità assoluta perché magari, cartoni... magari in quei tempi lì non avevano ancora o non sapevano come censurare un cartone animato anche. Anche questa potrebbe essere una chiave di lettura, sì, però non, era... non c'era ancora, cioè il computer, adesso ormai con il computer puoi fare tutto, no? Ormai dagli certo. anni, fino agli anni 90, inizio 2000, con tutte le tecnologie e tutto, puoi fare quel che vuoi, magari quei tempi lì non sapevano come fare, ho fatto no, è meglio che non lo facciano vedere, basta, e lo buttavano via subito magari. Sì, sì. È, probabile, sì. È probabile che all'epoca c'era anche un pochettino... quel discorso legato al, a come gestire questa, questa violenza, e probabilmente neanche loro forse sapevano come, come poterla arginare, se vogliamo. Come procedere nella maniera più ottimale possibile, insomma, sì, perché comunque era una cosa nuova anche per gli addetti ai lavori, naturalmente, non solo per noi spettatori. Vai Davide, sì. Vai. Volevo dire che oggi c'è un... c'è un metro di classificazione, perché non so, io c'ho, la, c'ho la, il canale manga francese che lo prendo tuttora, e lì mettono ormai la classificazione per ogni tipo di anime e di cartone animato, tipo Goldrake parte dai, c'è scritto sconsigliato ai minori di 10 anni. Ah, vedi, vedi? Ai tempi miei non c'era. No, si con bollino rosso, bollino giallo e bollino bianco. In ora c'è invece la classificazione anche Goldrake, che ora parte da 10 anni in su, non è più al contrario. Quindi una forma di censura, diciamo, l'hanno riconosciuta oggi, però. Sì, ma come Goldrake, come tanti cartoni animati che all'epoca non esistevano queste classificazioni. Ma forse per le tematiche e per le argomentazioni oggi si rendono conto che certi bambini forse non ci arrivano come ci arrivavamo. Eravamo diversi. Ma no, ragazzi, è successo questo, che da 15 anni a questa parte, con col maggiore evento della, del mondo virtuale, quindi di internet, si è cominciato ad analizzare tutto quello che poteva essere fatto vedere alle nuove generazioni, ai bambini, quindi bisognava stare attenti a quelle che erano le trasmissioni virtuali. Vi ricordo che ovviamente all'inizio YouTube, nascendo quel canale YouTube, c'era la paura anche di oddio, ma chissà faranno vedere delle cose magari spinte, e allora si è cominciato ad analizzare ogni cosa. Anche i cartoni animati ebbero la loro classificazione, come ce l'ebbero i videogiochi, come anche i film al cinema, tutto quanto. Quindi, soprattutto i film. E quindi di conseguenza, oggi, a distanza di 15 anni e oltre, si è cominciato a sottolineare ogni cosa che veniva trasmessa a livello virtuale, di avere una classificazione, di avere un PEGI, con nel caso dei videogiochi, PEGI 18, oppure PEGI è una classificazione che sottolineava ovviamente che quel prodotto non potesse essere venduto un'età inferiore di quella scritta. Quindi questa analisi la facciamo oggi. Oggi col senno di poi sicuramente è tutto più facile, c'è tutta una... ci sono più consapevolezza. Io direi anche di sottolineare che questa è anche una forma di business, involontaria ma c'è.
non ce ne rendiamo conto, ma c'è. Perché proprio questa cosa spinge ancora di più ad avere quella curiosità, dice, ma perché quel cartone animato adesso è classificato dai 18 anni in su? E quindi sei più spinto... Sei invogliato a scoprire il perché. È tutta una cosa anche psicologica che purtroppo poi nell'arco degli anni ha creato, insomma, quelle problematiche che tuttora, insomma, vediamo e viviamo. Se torniamo invece indietro alle nostre generazioni, tutte queste classificazioni non esistevano. Non c'era niente, non sapevamo niente, non c'era niente. Eravamo veramente in un periodo, diciamo, ingenuo, ignoto, era veramente un periodo ignoto, quindi era tutto nuovo per tutti, come dicevamo prima. Io, guardate, vi voglio dire questo pensiero, nel senso, tornando appunto a quel periodo storico, ovvero l'interpellanza parlamentare contro Goldrake, io voglio anche un attimino provare a mettermi nei panni di quei genitori, no? Provo un attimo a contestualizzare quel periodo storico, perché il 1980, cioè l'anno in cui ci fu l'interpellanza parlamentare, era il primo anno sì degli anni 80, ma era figlio degli anni 70. Gli anni 70, noi che l'abbiamo vissuti da bambini, ma l'abbiamo vissuti, sono stati anni terribili, perché sono chiamati gli anni di piombo, non a caso, erano gli anni del terrorismo, delle bombe, le brigate rosse, la strage di Bologna, se non sbaglio. Le bombe, gli atti di terrorismo, cioè, erano anni veramente bui. Erano anni sì violenti, quelli sì. Quindi i nostri genitori venivano appunto da una fascia di anni violenti, dove c'è stata violenza. Quindi è logico che con noi bambini creavano una sorta di protezione, è normale questo. Quando giunse Goldrake, quando hanno visto quel tipo di violenza, anche lì bombe, esplosioni, eccetera, quindi hanno detto, cioè, caspita, come l'abbiamo protetti dai notiziari, dai fatti di cronaca, e i giapponesi arrivano con questo cartone animato e gli sbattono la violenza in faccia. Voglio provare anche a mettermi in questa ottica, da questo punto di vista. Probabilmente ecco cosa li ha spinti, no, a fare tutto quel casino. Però sì. Vai Davide. Sì, ricordiamo che almeno io sono cresciuto come così. C'era il carosello, alle 8 si andava a letto. Vado a dire a mio figlio alle 8 vai a letto, ti manda a quel paese, ma di dove sei? E io mi ricordo invece, e tra l'altro quando io stavo in Belgio alle 8, ragazzi, c'era il sole ancora fuori. Sì, perché sei più a nord, no? Certo. Lì fa buio alle 10 inoltrate, e certo. Quindi va a dirti, però noi eravamo abituati così, sì, quindi sì. Il criterio è sempre là, è vero, quegli anni erano in quella maniera, erano terribili, e i genitori forse giustamente vivevano quell'apprensione, però bravo, c'era, bravo, esatto. C'era pure più tranquillità, perché in un certo senso noi figli stavamo per la maggior parte del tempo fuori di casa, non stavamo rinchiusi a casa a guardare la televisione 24 ore su 24. Noi giocavamo a pallone per strada, ragazzi, noi siamo la generazione che giocavamo con i giacchetti a fare i pali, e con i zaini, e giocavamo a pallone per strada, Il campanaccio, tutte queste cose, ricordate le biglie, quelle trasparenti che noi lanciavamo, le biglie trasparenti, vabbè, che a figurine a muro, cioè quando vi ricordate a muro quelle figurine, quelli erano i giochi nostri, noi uscivamo, ragazzi, dalle scuole e ci davano in omaggio gli album delle figurine Panini. Te lo ricordi, Carlo? C'era il tizio fuori al cancello che ci regalava gli album, le figurine. Ci regalava gli album per invogliarci a quelli che erano poi gli acquisti. Si andava subito all'edicolante dietro l'angolo e si cominciava. Io mi ricordo che iniziai con l'album del grande Mazinga. Ha iniziato bene, direi. Mi ricordo l'album del grande Mazinga, e poi ogni volta che andavamo a scuola, ogni tanto ci trovavamo appunto queste persone lì fuori che ci davano questi omaggi, che ovviamente erano il business dell'epoca, che ci invogliava a creare poi attorno a tutto. Anche questi erano dei stimoli, perché poi noi vedevamo questi album e dici,
Ah, caspita, quindi andavamo a casa e dice poi devi vedere il grande Mazinga in televisione, no? Cioè, devi la TV, c'era il grande Mazinga, che sia in bianco e nero, che sia a colori, si cominciavano anche a vedere. Io mi ricordo, se andiamo a analizzare un po' quel periodo, sì, è vero, c'era anche Heidi. Allora, parliamo anche di Heidi. Anche Heidi venne presa un pochettino di mira per il fatto della signorina Rottenmeier, che aveva questa forma, diciamo così, di, non so neanche come identificarla, comunque andava sempre contro Heidi per qualsiasi cosa. Quasi di razzismo, direi, no? Bravo, ecco, non volevo magari utilizzare la terminologia esatta, però è proprio questa, una forma di razzismo. Ma perché? Perché invece poi, per fortuna, ovviamente, era un modo per invogliare, sembra, Heidi ad andare avanti, a affrontare le tematiche della vita No, e ma della crisi. per integrarla nella vita di città, perché comunque Heidi era una campagnola abituata alla vita di montagna col nonno, quindi entrare in quella casa regale, cioè con tutti quei no, bisognava comportarsi in un certo modo, eccetera. Quindi la signorina Rottenmeier gli voleva imporre ad Heidi un certo tipo di comportamento, che adesso lo diciamo col sorriso, però è verissimo, Carlo, è vero, anche pensate un po', addirittura con Heidi ci furono dei problemi, diciamo così. E questo che cosa vuole sottolineare? Il fatto che non è un discorso proprio legato sempre alla violenza. Si sta sempre ad analizzare un qualcosa che deve andare per forza in maniera contraria a quelle che sono le realtà della vita quotidiana. Quindi bisogna sempre cercare quell'alibi che fa la differenza. Ma secondo me, però, questa cosa, ragazzi, era anche un modo per parlarne, perché si diceva che nel bene o nel male, ma l'importante è che se ne parli. Come Quindi, diceva sì, questa famosa cosa, citazione. famosissima citazione, ma secondo me ha un grande fondo di verità. Perché? Perché il Sì. fatto che se ne parlasse stava a ingigantire ancora di più la cosa, ma voi vi rendete conto che a distanza di 45 anni, oggi qui noi se ne stiamo continuando a parlare? Ci sarà un motivo? Ci sarà un motivo. Insomma, tutta questa violenza ci ha intaccato in qualche modo, non mi sembra. Insomma, siamo qui, eccoci qua. Io ancora non ho fatto stragi, non ho ancora ucciso nessuno, grazie a Dio, e credo ognuno di noi, e di conseguenza. Ovviamente ironizzo semplicemente per fargli Sì. capire che cosa, che le nostre generazioni hanno vissuto quell'epoca con totale nonchalance. Oggi probabilmente se ci trovassimo oggi a vivere queste realtà, sappiamo insomma a quello a cui andiamo incontro, perché c'è un dietro. Dimmi, prego, No, prego. a tal proposito inserisco la domanda di un nostro amico che salutiamo, Luca Bernabucci, che dice infatti, faccio una domanda, secondo voi non credete che la censura sia troppo eccessiva? Allora, innanzitutto Luca, bisogna vedere quale censura parli, cioè di quella attuale o di quella dell'epoca della quale noi stiamo analizzando. Comunque sì, in ogni caso, magari a volte la censura, no Carlo, ragazzi, forse un po' troppo eccessiva, dipende anche appunto come la vuoi Sì. analizzare, cioè in quale contesto, no? Vai Fabio. Per la censura. Ci sono alcuni casi che la posso anche farla passare, cioè magari nudità o cose del genere, eh? Ma invece le censure nel cambio nome o qualcosa del genere, lì è già un'altra cosa, perché poi il cambio nome non può essere una censura, magari è solo che l'hanno fatto perché il nome originale non era capito dai bambini, allora hanno cambiato il nome. Ma ci sono alcune censure che poi magari vedi. Sembrano delle cose che non potevano anche essere normali, almeno secondo una mia idea. Ok. No, ma sapete poi anche la censura attuale, parlando dell'attualità, è anche però, come dire, influenzata tanto da ormai questa parola che abbiamo tutti imparato a conoscere, cioè la politically correct, no? Ormai questa, mamma mia, avete letto anche in questi giorni il fatto che addirittura alcuni cartoni Disney sono stati tacciati di chissà quale nefandezza?
perché ormai esiste questa linea di politically correct da seguire a tutti i costi, ci avete fatto caso. Quindi questo influisce anche sulla censura, influisce pesantemente, no ragazzi? Allora Gianfranco, scusa un attimo, ci sono stati dei cartoni della Disney che hanno anche denunciati per delle immagini sul satanismo anche. Sì, sì, cioè, ragazzi, satanismo alla Disney, insomma, sono proprio due agli antipodi, no? Vai Davide. Sì, ho sentito pure io messaggi subliminali, falli di tutti i colori, voglio dire. Cioè, ragazzi, ma ragazzi, comunque, vai Carlo. Voglio dire una cosa, ragazzi. Andiamo ad analizzare invece quella che fu questa forma di censura per le nostre generazioni, quindi negli anni 80-90, che è probabilmente quello che in questo caso forse vogliono anche ascoltare i ragazzi. Sì, che è di quello che stiamo parlando, certo. Allora, se voi ci pensate bene, questa terminologia di censura iniziò la sua politica di comunicazione soprattutto nel percorso Valeri Manera Fininvest. Ricordatevi bene questa cosa. Quando cominciarono a essere trasmessi i cartoni animati di fascia pomeridiana per i ragazzi, quindi nel pacchetto Bim Bum Bam, Bim Bum Bam. Sappiamo che all'epoca chi gestiva la parte legata alla trasmissione per ragazzi era appunto Valeri Manera, che si occupava di quella che era la protezione per le generazioni dell'epoca. È la responsabile artistica, cioè non solo la creatrice dei testi, delle canzoni di Cristina D'Avena, ma anche la responsabile artistica. Si occupava di tutto. Da lì iniziò un forte attacco di censura e quindi una grande... addirittura cominciarono proprio a... tutti gli appassionati che vedevano cartoni animati dell'epoca legati, non so, ad Occhi di Gatto, legati a Giorgi, legati a... insomma, cartoni animati che venivano trasmessi ovviamente nei pacchetti pomeridiani, venivano purtroppo censurati o tagliati o adattati a quelli che era il contesto dell'epoca, quindi degli anni 90. L'inizio veramente un grande attacco contro la censura. Cominciarono proprio le tantissimi fan e appassionati dell'epoca a insorgere nei confronti, addirittura si diceva andate via Valeri Manera, perché volevano vedere i cartoni animati nella loro integralità, nella loro totalità, insomma, però non potevano andare, non si poteva fare. La Valeri Manera, poverina, anche lei, prova a mettermi nei suoi panni, era obbligata a farlo, altrimenti lei sarebbe stata rimossa dal suo incarico e i cartoni non venivano trasmessi. Quindi, bravissima, o così, esatto, o niente. Ha detto bene. Infatti, questa cosa ovviamente è chiaro, era legata all'epoca, quindi. Come si dice, durò per un determinato periodo, poi per fortuna le case di produzione che cominciarono a crescere in quegli anni cominciarono a portare in Italia le prime VHS e quindi questa cosa spezzò un pochettino una lancia, perché dici, sai, se te la vuoi vedere in televisione la vedi con la censura, se non ti compri la videocassetta e te la vedi integrale, lì cominciarono ad arrivare, iniziò il primo business, iniziò quella che poi fu la seconda invasione, diciamo così, la seconda invasione, però in questo caso in forma di cassette, eccetera, eccetera. Sì. Esattamente, iniziò quella che poi fu la differenza per gli appassionati, che potevano finalmente decidere di avere un prodotto più completo, integrale, più fedele all'originale e fare anche dei confronti con la trasmissione televisiva. C'era gente che dice, ma come mai io questa scena in Giorgi non me la ricordo? Eppure c'è, eppure poi nel pacchetto originale dice la scena c'è. Quindi che cosa è successo? Hanno tagliato anche quella, Sailor Moon, Giorgi. Accadde anche, se non sbaglio, in Lady Oscar, se ci furono dei pezzi che furono... Lady Oscar?
Probabilmente anche Lady Oscar, sì. Beh, per esempio, Occhi di Gatto, insomma, c'era qualche scena dove, no, soprattutto quando insomma, le ragazze andavano, si lavavano la sigla. No, ma quando andavano in bagno si facevano la doccia, no? È ovvio che veniva tagliato. Venivano tagliate, ma poi io mi pare che ci fu quel contrasto in cui Lady Oscar fu trasmessa la prima volta integrale, quindi completa, addirittura con le scene che poi nelle future trasmissioni delle repliche era già stata tagliecchiata, censurata, e quindi la gente dice: ma com'è possibile? Io però mi ricordavo di aver visto quella scena, e successivamente queste scene venivano adattate o tagliate in maniera tale che la trasmissione potesse andare in onda e tutto l'evolversi. Questo che cosa voglio dire? Che la nostra generazione hanno proprio vissuto nella totalità della loro esperienza dell'epoca questi cartoni animati nella loro integralità. Poi, con l'evolversi del tempo e delle nuove generazioni, tutto ciò ha preso un'altra forma, un altro piede, un altro modo di vederli e di renderli più commerciali possibili, perché poi rendiamoci conto che tutto entrò in una fascia prettamente commerciale. Che alla fine è quello, il business. D'altronde non poteva essere altrimenti, questo lo capisco. Però, ecco, nel caso nostro, secondo me abbiamo vissuto un qualcosa di magico. Io mi permetto di definirlo così, un periodo magico che grazie a Dio abbiamo vissuto e noi siamo quelle persone che possono fare la differenza. In che senso? Possono vedere la realtà a quello che noi abbiamo vissuto, metterlo a confronto, poter dire: sai, queste cose prima erano così, adesso sono in quest'altra maniera. È un modo per sottolineare la differenza tra il passato e il presente. È anche un modo romantico per certi versi, perché se ci pensate bene, col passare del tempo le persone ovviamente crescono, maturano e quindi vedono delle tematiche legate ai cartoni animati forse, se vogliamo, anche più, non so come spiegarlo, io credo che sia una forma di sentimento. E noi di non ci sentiamo mai, Carlo, noi che staremo sempre adolescenti, perché noi lo stiamo rivivendo per due volte, sia la parte censurata che oggi la parte non censurata, quindi lo rivediamo come se lo vedessimo per la prima volta. Però non c'è senso. Io mi emoziono ancora oggi. Io quando ascolto questi programmi, questi cartoni animati, queste sigle, io ancora tuttora dentro di me mi emoziono. Che devo fare? Possibile che a distanza di tutto questo tempo? Allora ci sarà un perché. Allora andiamo a identificare il punto di tutta questa situazione. Cioè, quanto bene invece ci hanno fatto questi cartoni animati. Esatto. Cioè, ragazzi, non credo che siamo solo noi gli esempi da prendere in considerazione. Cioè, ragazzi, noi siamo stati bravi, possiamo dirlo, noi tutta la nostra generazione è stata brava, che malgrado appunto ci volessero far credere che erano cartoni violenti, noi siamo stati bravi a scindere la violenza dal vero messaggio dei cartoni animati. E infatti eccoci qua, siamo arrivati nel 2021, dove invece noi esaltiamo la parte bella dei cartoni animati, pur essendo consapevoli che c'era anche la parte violenta dei cartoni animati. Vai Davide. No, io volevo aggiungere che forse, anzi, a noi ci hanno fatto crescere in una maniera diversa dagli altri, perché forse ci hanno fatto crescere prima. Perché certi sentimenti e certe sensazioni oggi è difficile trovarli come i cartoni animati di prima. Perché io ancora tutt'oggi, se mi guardo tipo la puntata quando muore Rubina, tutte queste puntate, cioè
quelle sensazioni, ancora la lacrimuccia ti scende. Oh, bravissimo, e questo è il punto. Questi sono i messaggi. Questi sono i messaggi che dobbiamo cogliere di quei cartoni animati. Bravissimo, Davide. Ma mi fa piangere per un altro motivo a me. Cioè, ma scene come la morte di Flora, ma come, che ne so, ditemi qualche puntata epica. Quelle erano le emozioni che ci hanno fatto crescere, come dici tu, Davide. Il sacrificio di Sirio il dragone, quando sale, grida e dice: cavalieri, dice a voi la salvezza di Atena, salvate voi stessi. Ragazzi, cioè, è poesia questa. Sì, sentimenti di fraternità, di altruismo, lui si sacrifica per gli altri. Posso dire una cosa che con Carlo mi dirà sicuramente ragione. Certo. Che io infatti dei cartoni animati di quegli anni lì, sì, beh, a parte amavamo Goldrick e tutto, però come ho sempre detto, io ho sempre amato le musiche dei cartoni, no? Quindi anche quando ci sono quelle scene che Sirio si sacrifica, che muore qualcuno, e senti la musica sotto di la situazione, non ti emozioni anche lì? Caspita, anzi. E forse è una delle prime, la mia collezione che ho adesso tutto, ho cominciato con i CD, infatti io non vedevo l'ora di vedere le musiche di Goldrick, infatti è stato il primo CD che ho comprato, è stato il CD quello nero di Goldrick con i 4 CD, e poi ho preso il Daitan 3 e poi in avanti li ho presi un bel po'. Ma ragazzi, io adesso vi racconto un aneddoto proprio recente, io ultimamente mi stavo rivedendo Megaloman, tutta la serie completa. Allora, la puntata, c'è una puntata, ragazzi, che io l'ho rivista e mi sono anche emozionato. Vi ricordate quando purtroppo a un certo punto della serie muore il quello che uno di loro, praticamente, è quello con la tenuta blu. Adesso scusate, non mi viene. Uno del team, sì, ok. Uno del team, praticamente, per salvare... Non mi ricordo il nome, però sì. Infatti mi sfugge anche a me, comunque come somiglianza era quello, sembrava Bruce Lee praticamente, assomigliava proprio con i caratteri somatici di Bruce Lee. Non so se vi ricordate, ma quella puntata io l'ho rivista recentemente, ti giuro mi sono emozionato, cioè è incredibile, cioè, eppure è una puntata che avevamo visto quando, insomma, l'avevamo vista tante volte. E lui per salvare Takashi si butta e prende praticamente il colpo, lo attutisce lui, e purtroppo poi ovviamente nella serie è chiaro, esce di scena. È una morte importante, perché questo personaggio praticamente va avanti per qualcosa come 25 rotte puntate, quindi entra a far parte di quello che è ovviamente il cast della serie, è importante come personaggio, perché secondo me insieme a Takeshi era quello più adatto nei combattimenti, no? E poi c'era il ragazzino, c'era il bambino, c'era, insomma, se vi ricordate più o meno tutti i personaggi avevano un loro perché, però Takeshi e il compagno con la tenuta blu erano perfetti proprio per il telefilm dell'epoca. Sì. Ho raccontato questo aneddoto perché rivederlo oggi ancora a distanza, come vi dicevo, di 40 anni. Cioè, vi rendete conto che ancora, nonostante tutto, io mi sono visto questa scena e ho continuato ad emozionarmi, eppure la sapevo, è come se l'avessi rivissuta per un'altra volta, capito dove sta il punto in tutto perché, ciò? Perché è violenza. Anche questo aneddoto che hai raccontato, appunto, fa parte di quei valori che questi cartoni o serie ci hanno donato, e come ha detto Davide, ci hanno contribuito a far crescere, ci hanno dato dei messaggi, dei valori, benché eravamo così piccoli, però comunque ci hanno resi consapevoli di ciò. Cioè, noi abbiamo imparato, cioè, diciamolo francamente, noi certe cose che ora lo abbiamo perché siamo adulti, e perché comunque tante cose sono state appunto i messaggi di quei cartoni animati che magari neanche i nostri genitori sono riusciti appieno a trasmetterci, per quanto bravi. Quindi veramente, ragazzi, se noi, ripeto, siamo qui dopo oltre 40 anni a ricordare, a parlare di questi cartoni animati, è perché ci hanno regalato talmente tanti valori che vanno oltre, vanno al di là della violenza, benché
la violenza c'era e c'è, però noi siamo riusciti a scinderla la cosa. Esatto. No. Anche il doppiaggio ha aiutato tanto, il doppiaggio italiano forse per me è il migliore mondo, perché danno un sentimento, anche perché l'italiano dà un sentimento diverso magari del giapponese, che quello può essere, non capisce niente. L'italiano è molto espressivo, molto caloroso quando parla e quando si esprime. Voglio dire, quando vogliono criticare il doppiaggio dei Cavalieri dello Zodiaco, che è quello più criticato al mondo, io rimango fedele al doppiaggio storico, quello nuovo non mi dice niente. Per quanto è più fedele all'originale, un po' come tutti i doppiaggi, sì, però il calore che hanno dato Ivo De Palma e tutti gli altri che hanno accompagnato la serie, hanno dato loro un contributo abbastanza notevole nei sentimenti espressi. Caspita, è vero. Ma questo è quello, ragazzi, che io dicevo proprio prima. Il doppiaggio, a modo suo, ha dato, forse probabilmente, ha trasmesso a modo suo quelle emozioni che noi abbiamo percepito poi nell'arco del tempo e che tuttora percepiamo. Il contrasto col doppiaggio giapponese, io in realtà credo che neanche possiamo fare dei confronti o dei paragoni, perché sono degli adattamenti che devono comunque rispettare e rispecchiare quelli che sono stati i prodotti dell'epoca. In Giappone Goldrake, se tocchiamo appunto Goldrake, ma poi anche nelle serie a seguire, anche lì i giapponesi a modo loro indicavano l'arma, però noi probabilmente possiamo fare questo confronto e rendere visibile che cosa? Che il doppiaggio giapponese ci dà meno emozioni, giustamente, di quello nostrano. Perché? Perché noi ci siamo cresciuti, l'abbiamo come dire, vissuto, l'abbiamo enfatizzato al punto tale che, se mettiamo ovviamente in confronto con la realtà giapponese, qualsiasi cosa veniva fatta e non aveva riscontro. Ma perché poi il doppiaggio dava quella particolarità in più che invece nei doppiaggi giapponesi non avveniva. Mi spiego meglio, perché è un concetto un po' particolare, non facile magari a volte da prendere in considerazione. Il doppiaggio giapponese ovviamente aveva dei collegamenti legati al loro business, perché come sappiamo prima dei cartoni animati c'erano i giocattoli, quindi dovevano adattare un qualcosa che era legato comunque poi al giocattolo che doveva essere venduto. Ricordiamo il gig della Takara, il gig robot d'acciaio, l'anime è nato perché fu creato il giocattolo della Takara. Come anche Jane. Sì. Eccetera, eccetera. Da noi questa cosa non avvenne, non era così. No. Noi vedevamo Goldrake e subito dopo probabilmente ci rendevamo conto che esistevano anche tutto il merchandising dell'epoca, di conseguenza per noi era sconosciuto, non ne avevamo la minima idea. Assolutamente, noi essendo poi piccoli ovviamente ci rendevamo conto di piccole cose legate alle nostre possibilità, ai nostri parenti, alle nostre famiglie, che ci davano quelle emozioni. Magari noi non sapevamo neanche se il Giappone esisteva veramente. Fabio, ti abbiamo sentito male, ripeti? Noi da piccoli alcune volte pensavamo che il Giappone era una cosa inventata come i cartoni animati. Non lo vedo, anche voi da piccoli, ma esiste veramente il Giappone? Esiste davvero una cosa misteriosa così lontana? È vero. Ma sì, forse probabilmente c'era anche questa cosa un po' come un mondo a parte, ecco, facciamo così, un mondo a parte che noi non conoscevamo, non ce ne andavamo neanche in un certo senso è così, è un mondo a parte. Ma lo è,
ve lo dico proprio per esperienza personale, in tutto anni il partito. E anni avanti a noi. Anni luce avanti a noi. Ma guarda, no, adesso non tanto, però, ragazzi, vi dico questo. Fino agli anni 2000 probabilmente c'era questo grande distanza, questo grande divario. Questa cosa purtroppo ve lo dico con tutto il cuore, ma soprattutto da più di 10 anni a questa parte è cambiata. In realtà il Giappone, per quello che è la loro cultura, la loro società, ci possono essere delle grandi differenze, ma per tutto il resto ormai le distanze si sono accorciate tantissimo. Ci dà la notizia, perché noi siamo rimasti un po' con la mentalità di allora, no? Ma perché ho vissuto delle esperienze in prima persona da poter rendermi conto di quelle che poi prima c'erano e adesso non ci sono più. Ovviamente la loro cultura è rimasta tale e di conseguenza la loro società, però tutto quello che è legato al loro business, quindi al loro commercio, 15 anni fa si poteva dire, ma adesso, anzi in realtà per certi versi ci sono stati anche dei grandi cambiamenti, ma questo lo viviamo nella quotidianità con tutto quello che succede, con tutto quello che ormai siamo talmente a un passo uno dall'altro che col mondo. Poi siamo un paese globale, no? Anche perché, diciamo, col fatto che viviamo questa era tecnologica, ormai internet ci ha talmente avvicinato, no? Ideologicamente, no? In tanti aspetti ci ha avvicinato un po' tutti quanti. Quindi sì. Cioè, io adesso, se voglio, vado tranquillamente su YouTube e mi vedo in tempo reale un quartiere di Tokyo. Mi vedo la gente che passa, che cammina, una cosa del genere 15 anni fa era inconcepibile, impensabile, no? Veramente. Adesso posso andare a vedere tutto quello che succede, tutto quello che fanno in tempo reale. Questa cosa è assurda. Forse ancora non siamo entrati pienamente nell'ottica, cioè col fatto che, benché ormai è una cosa normale, appunto quotidiano, ancora non abbiamo realizzato effettivamente, no? No, ma la videochiamata era fantascienza, oggi ci stiamo vedendo in streaming tutti e quattro, e io sono in Sicilia, quello è a Milano, tu sei a Roma, lui è a Roma pure, cosa che era impossibile prima, no? Mi ricaccio un attimo al discorso del merchandising. Vi ricordate, riguardo Goldrick, eravamo talmente, come dire, sprovvisti di qualsiasi tipo di merchandising, che il nostro primo Goldrick era quello dell'uovo Maltina, no ragazzi? Quello è stato il nostro primo Goldrick, quello della Pomaltina, che a comprarlo poi oggi costa pure caro perché è un pezzo pregiato. Ma le patatine San Carlo, con dentro i moduli del Gattiger. Del Gattiger? Sì. Valla a comprare adesso. Vai, adesso sì. No, ma non solo, ma poi ragazzi possiamo veramente tirar fuori tantissimi ricordi e aneddoti legati. Grande Davide. Sì, questo è molto fresco, molto attuale. Anni 2000 e passa. Sì. Ma si vede anche da quella che è la nuova tipologia dei prodotti robotici, che ancora, ragazzi, ancora noi ancora non ce ne rendiamo conto, ma tutto quello che abbiamo visto poi avrà un seguito, solo che i tempi sono molto più lunghi e rivedremo tante cose che con le nuove generazioni le rivedremo. Goldrick è uno di questi, io non dico altro, ma Goldrick è uno di questi che per il mercato nostro è, ovviamente è il personaggio per eccellenza. Sì, beh, insomma, in Italia Goldrick, ecco, basta che tu lo pronunci e la gente gli brillano gli occhi, perché è stato l'apripista, lo sappiamo. Benché, piccola parentesi, tanti si pensano che Goldrick fu il primo anime in Italia, no, perché fu il primo anime robotico in Italia. Ricordiamolo che in Italia già fu preceduto da due anime, Barba Papà nel 76 e Vikingo l'anno successivo. Poi nel 78 uscirono contemporaneamente Atlas Ufo-Robot e Heidi, che abbiamo nominata prima. No, piccola parentesi la chiudo, no, perché tanti si pensano Goldrick fu il primo. No,
fu il primo robotico. Il primo robotico che ovviamente per il mercato italiano fece la sua comparsa. Successivamente arrivò anche a Atom Astroboria, che è Atom, sì sì, come no, Osamu Tezuka, beh, insomma, maestro assoluto. Era già ancora precedente in Giappone a Goldrake, come sappiamo. Astro Boy, ma ce ne stavano tanti prima di Goldrake. Diciamo, Goldrake, vabbè, scatenò la fantasia proprio perché fu un anime completamente diverso da tutti gli altri, un cartone animato diverso da tutti gli altri. Ecco perché è considerato il primo apripista. Sì, considerando poi che negli anni successivi a Goldrake, oltre a Mazinga Z, poi ci fu un attimino un ritorno al futuristico, appunto Capitan Harlock, Capitan Futuro e appunto Astro Boy, e un pochettino colmavano quelle lacune lasciate da Goldrake, cercano un pochettino di sostituirlo come personaggio. Infatti non so se vi ricordate, ma poi per molti Goldrake andò in pensione. Vi ricordate il famoso video della Rai che venne fatto per ricordare che Goldrake era un personaggio entrato poi per i bambini in pensione, e fu sostituito poi negli anni successivi da Capitan Harlock e compagnia, mentre Rai 2 per fortuna cominciò invece a trasmettere gli Astro Robot, che sì, sì, ebbero un loro piccolo riscontro, nonostante il fatto che ovviamente la Rai con i robot si vede proprio che non aveva perché l'avevamo detto all'inizio purtroppo sì. La Rai dovette interrompere quel filone robotico, sì, proprio sì, per le polemiche di cui sopra, quindi Astro Robot e Mazinga Z, che ricordiamo la Rai lo trasmise fino all'episodio 56, tra l'altro di questi 56, 5 li saltò, quindi ne trasmise 51, e poi comunque lo interruppe così, fine. Infatti noi per tantissimi anni non abbiamo mai visto il finale di Mazinga Z. Fortunatamente poi è arrivata la Yamato Video e ci ha fatto vedere come finisce, insomma, meno male. Ma tutte tante serie, vi ricordate quante serie sono rimaste interrotte? I due Getter, Jaikin, Gaikin. Fabio? Grossimo, le ultime due puntate mi sembra non l'hanno mai fatto. Quella a tutt'oggi, no Carlo, a tutt'oggi ancora sono inedite per noi, no? Allora, in realtà, da quello che ricordo io, God Sigma ebbe veramente una problematica alquanto strana, perché gli ultimi due episodi non vennero mai trasmessi, ma non perché non volevano doppiarli, proprio perché erano particolarmente violenti. Ma soprattutto lì sì, è stata fatta veramente una autentica censura. Perché insomma, se avete visto il finale di God Sigma, tanto in rete ci sono, qualcuno ha fatto anche i sottotitoli, no? Forse con i sottotitoli è difficile anche trovarlo, perché io ce li ho gli ultimi episodi, ma sono senza sottotitoli. Veditelo, perché gli ultimi due episodi effettivamente sì, potevano, no, come dire, quello sì, dare una sorta di angoscia, no Carlo, se posso usare questo termine? Credo che all'epoca hanno preferito far finire la serie in quella maniera, proprio per evitare probabilmente dei risvolti un po' pesanti per alcuni personaggi. Io adesso non voglio fare ovviamente come si dice in questa terminologia, non voglio spoilerare perché magari c'è veramente gente che non sa che gli ultimi due episodi non furono mai trasmessi e neanche mai doppiati, proprio perché sembra che all'epoca hanno voluto interrompere la serie, o interromperla, o comunque farla finire. No, l'hanno proprio censurata, sì, proprio giusta così. Farla finire così. Sì, perché io le ho viste le ultime puntate, ma non ho visto niente di così tanto scandalo. Ma per l'epoca, ma per l'epoca lo era. Dici? Che scherzi, ma io adesso non lo posso dire perché ti ripeto, se no magari la gente vorrebbe vederlo. Però guarda che le ultime due puntate, se tu vai ad analizzarle bene, sono abbastanza scioccanti per quanto mi riguarda. Io l'ho vista a distanza di tempo. Io pure, sì, da adulto, diciamo. E vi dico che ci sono rimasto
po' male, pure io. È vero, è vero, è vero. O anche un po' come il finale di Baldio, sono ragazzi che sono andati in cucina. No, lì proprio non voglio toccare niente, perché poi potrei non essere me stesso, però chi se lo immaginava quel finale di Baggio, sono ragazzi, chi se lo immaginava che erano loro stessi, no? Baggio è un capostipite di un domino proprio a livello, cioè, ma veramente domino, lì ha fatto niente in confronto, perché Baggio è di una drasticità incredibile, ha fatto veramente venire i brividi. Ma ci sono anche altre serie che hanno avuto queste problematiche, per esempio la Serion, un'altra serie che arrivò con 26 episodi, sì, poi non tocchiamo Golion, che lì ragazzi abbiamo un altro capitolo, vi potrei dire vita, morte e miracoli, ma non è il punto della trasmissione, quindi chiudiamo questa parentesi legata, però sempre un discorso, anche perché dobbiamo pure chiudere la puntata, perché no, è anche un discorso di violenza, questo è anche legato alla tematica della puntata, certo. Ovvero la violenza nei cartoni animati, che effetto ha fatto col susseguirsi dei cartoni dopo Goldrake. Hanno avuto le loro problematiche i cartoni animati a seguire, chi più e chi meno, e noi le abbiamo vissute proprio perché ci siamo resi conto che, caspita, la serie, una serie degli anni 90, forse una delle ultime serie robotiche della Toei Animation proprio trasmessa in Italia, venne interrotta al 26esimo episodio senza un perché, senza un ma. In realtà ho capito il perché, ma tante serie purtroppo sono state interrotte senza un vero motivo, no ragazzi? Questo purtroppo è il nostro paese, da questo punto di vista è stato abbastanza penalizzato, per quanto invece sì, rimane comunque uno dei paesi che più di tutti ha importato anime giapponesi, no? Allora ragazzi, siamo addirittura d'arrivo, perché sono le 16, insomma abbiamo fatto un'ora e mezza di trasmissione, ma è volata via letteralmente, insomma. Io direi, in conclusione ragazzi, un altro mio pensiero lo condivido con voi tutti e con gli amici che ci stanno seguendo. Adesso noi siamo diventati quei genitori, perché adesso noi abbiamo l'età che avevano i nostri genitori all'epoca. Noi adesso siamo molto più consapevoli, viviamo un'epoca, appunto l'epoca di internet, dove abbiamo miliardi di informazioni. Noi dobbiamo essere bravi a infondere ai nostri figli quello che purtroppo all'epoca i nostri genitori, non perché non erano bravi, ma perché comunque erano ignari di ciò che abbiamo raccontato in questa puntata, non avevano colto i bei messaggi dei cartoni animati. Noi questo adesso noi lo sappiamo, noi sappiamo tutto dei cartoni animati giapponesi. Noi dobbiamo essere bravi a infondere ai nostri figli il giusto messaggio dei cartoni animati. Siete d'accordo? Sì, assolutamente d'accordo, e probabilmente siamo proprio noi che ancora possiamo trasmettere a loro quello che noi abbiamo avuto nell'arco della nostra vita, nel nostro crescere, nel nostro bagagliaio anche se vogliamo culturale, trasmetterlo alle nuove generazioni. Chi può farlo, credo che farebbe un ottimo lavoro, anche poter fare un confronto con quelli che sono i cartoni animati delle nuove generazioni, quindi poter dire: guarda, vedi papà che cosa vedeva in TV. E magari il figlio, giustamente legato al papà, si emoziona insieme al padre a vedere una puntata di Goldrake o di tanti altri cartoni animati che, come anche Kenshiro, hanno trasmesso delle emozioni pazzesche, ragazzi. Se ne potrebbe veramente parlare. È invogliarli ad uscire fuori di casa, Carlo, ma a giocare sugli alberi, a fare le capanne sugli alberi, purtroppo col telefonino, col tablet. So, Davide, questo purtroppo è un altro discorso. Questo è... Purtroppo le nuove generazioni ormai sono entrate in questo mondo, in questa realtà. Noi possiamo. È colpa pure nostra che li vogliamo rinchiudere in una campana di vetro. No, non parlo per me, perché io non ho figli, però posso dire che basandomi sulle realtà dei miei amici o delle persone che ne hanno, ovviamente
non è sempre facile poter decidere per loro, poter dare. Noi possiamo trasmettergli, poi loro nella loro vita, man mano crescendo, possono apprezzarlo o meno, ma non siamo noi, purtroppo. Io poi non posso parlare per esperienza in prima persona, però ecco, quindi mi baso ovviamente su quelle che sono le mie poche esperienze, insomma, personali. Beh, io ho un bambino piccolo di 10 anni e cerco di mettere i nostri cartoni animati, ma anche il gioco sostenibile fuori, perché sta a casa non è bene. Noi siamo cresciuti così. I tempi sono cambiati. Prima si stava fuori senza la paura, ora c'è la fissa. Stai attento a non parlare con gli estranei. Stai attento. Capito? Lì ci sarebbe da fare altre 30 puntate per la psicologia e l'analisi del tema. Però... Aprirebbe un capitolo infinito, non ce la facciamo. E poi non è questo il contesto. Non è questo il contesto. Sì, credo che non siamo noi le persone che poi possono entrare in un discorso così ampio, così forte, così psicologicamente difficile. Direi pedagogico proprio, perché questo è proprio un discorso. Sì, infatti. Ragazzi, siete stati grandissimi, veramente. Io vi ringrazio per averci regalato questa puntata. Allora, io saluto il grande Carlo Schettini. Ciao Carlo. Io ringrazio innanzitutto tutti quanti voi, ringrazio chi ha seguito questa live dal vivo con noi. Io ripeto, mi dispiace non aver potuto salutare tutti quanti, lo faccio in questo caso. Vi salutiamo tutti gli amici, certo. Vi ringrazio a chi ha seguito questa esperienza, diciamo, di vita personale, e che si è un pochettino rivisto in questa realtà. Grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito. Ringrazio il nostro esperto retro gamer Davide Baldo. Ciao Davide. Grazie a te Gianfranco, grazie a Carlo, a tutti. Grazie a te. E il nostro dottor Sautome Fabio Vanzo. Ciao Fabio. Ciao amici miei grandissimi. Grazie, Fabio, grazie a tutti, piacere nostro. L'appuntamento per questa video chat è all'ottava puntata di Parola all'Otaku. Ragazzi, un abbraccio a tutti e a tutta la community. Ciao a tutti, grazie. Ciao ragazzi, grazie a voi. Ciao.